là! Non mi avete visto, eh? Lo sapete perché? Perché io sono Ceppeo. Se vuoi sopravvivere come me, hai bisogno di ottima forma, resistenza, bellezza e uno zaino pieno di tecnologia. Io ho il mio qui sulle mie spalle. Provate a seguirmi! Questo è lo scenario. Siete in un volo internazionale e tutto sta andando bene. Magari un albatro dalla vista scarsa confonde il motore del tuo aereo per un compagno e vi si spiaccica dentro, trasformando il tuo bel viaggio in una catastrofe. Fortunatamente hai lasciato il tavolino per il pranzo su e quindi adesso sei l'unico sopravvissuto in questa giungla sperduta. È freddo, fangoso, bagnato, caldo, ci sono inconvenienti ed è proprio fuori dalla civiltà. Quindi ti serve un buon senso dell'orientamento. Una buona strategia sarebbe trovare il fiume più vicino e seguirlo. Dopo un po', questa camminata vi lascerà completamente svuotati. Avrete bisogno di una sorgente di cibo. Perché cibo significa carboidrati. Carboidrati significa energia. Energia significa movimento. Movimento significa sopravvivenza. Fortunatamente c'è un sacco di cibo nella giungla e devi solo sapere dove cercarlo. Pancetta! Dovremmo essere nei pressi di un albero di pancetta! Alcuni sono quasi pronti, ma bisogna arrampicarsi in alto per trovare quelli croccanti. Ah, quella è una bella striscia matura. Avete fatto un quarto di una colazione completa proprio qui. È ora di muoversi? Seguitemi! Ora dobbiamo trovare qualcosa da bere per buttarlo giù. Ah, cosa abbiamo qui? Ora è veramente importante raggiungere proprio il fondo per prendere il latte più fresco. Sempre, sempre, sempre controllate la data di scadenza sul retro. È d'obbligo per la vostra sopravvivenza. Oh, che fortuna! Muffins con gocce di cioccolato. Uvetta! Qui siamo in un'isola deserta, probabilmente in mezzo all'oceano, ma senza una mappa non siamo sicuri. Quello che sappiamo è che il corpo ha bisogno di acqua. Non così veloce, amico. Questa è acqua salata. Abbiamo bisogno di fare qualcosa per renderla più bevibile. E questo pesce alla frutta trasforma l'acqua salata in un delizioso cocktail potabile. Prima bisogna trovare la frutta appendice. Di sicuro starete pensando: Ted, non esistono questi pesci alla frutta. Avete ragione. In realtà è un crostaceo. Il trucco per sopravvivere a tutto, proprio a tutto, è difficile respirare. A questa altezza e sto per... Mm.